Benvenuti in questo video, sono il Giorno 95 e siamo su Cooking Creed. Sto tenendo l'audio, cioè sto cercando di parlare un po' più basso perché secondo me in questo video l'audio si sente molto alto, quindi devo cercare di parlare basso. Così non vi faccio casino, non vi do fastidio alle orecchie, non è un problema. Adesso iniziamo. Ho fatto già un test prima di vedere se si registrava bene, e registra bene, speriamo che adesso registri bene sia l'audio mio che l'audio del gioco. Ah, mi dai un potenziamento gratuito? Grazie. Adesso vi faccio vedere cosa ho fatto, eh. Ok, potenziamento gratuito. Ok, perfetto. Allora, sì, ok, capito, capito. Se vuoi che me lo fai vedere. Ho un premio? Ho un premio. Okay, anche le vite limitate. Perfetto. Allora, vi faccio vedere cosa ho fatto in questi giorni perché non vi ho portato episodi, non vi ho portato nessun episodio in queste settimane perché praticamente c'è dovevo fare i progressi, quindi per fare i progressi dovevo andare avanti senza registrare e se no non vi faccio vedere i progressi. Andiamo nel nostro ristorante che abbiamo fatto, il nostro primo ristorante a Toronto, che abbiamo... Ah, questo è da potenziare. La pancetta... Ah, non l'avevo potenziata la pancetta. Ok, ora l'ho fatto. Abbiamo tutto al massimo. Tutte e tre stelle, vedete? Tutte e tre stelle. L'ho tutto completamente al massimo. La pancetta pensavo di averla già potenziata. Evidentemente c'è stato un problema. Però avevo già le tre stelle. Come mai? Magari entriamo dentro per vedere se è cambiato qualcosa. Ok, la pancetta è sempre ammazzata. Boh, non lo so. Non lo so perché era da potenziare, non so per quale motivo. Però intanto io vedete, ho fatto i livelli da livello 1, da livello 1 di Toronto, perché ogni città ha un livello iniziale e un livello finale, non hanno un continuo da una città all'altra. I livelli non continuano dal stesso numero in cui finisce la precedente città. Iniziale sempre da livello 1. E quindi facciamo, ho fatto New York, Parigi, e adesso siamo a Toronto, ho fatto fino a livello 40. Fino al livello 40 del primo ristorante, poi arriverà al livello 41 che sarà il secondo ristorante. Infatti adesso con questo livello 40, adesso quanto sto registrando, ok, con questo livello 40 si finisce il ristorante perché cambia il ristorante, a livello 41 c'è il nuovo ristorante e vedremo come sarà. Intanto questo livello è a tempo, quindi è un livello che odio perché i livelli a tempo non mi piacciono perché mi danno fretta e io le cose voglio farle con calma. Anche se delle volte a fare cose le faccio un po' troppo con calma, quindi dovrei farle un po' più da svelta, però io sono fatto così, quindi vado con calma e va bene così. Io non ho aspettato a fare il livello 40, non l'ho fatto off camera perché facendo il livello 40 che sblocca questo biglietto d'oro, lo dà a questo nuovo ristorante che praticamente sblocca il nuovo ristorante, così con l'ultimo biglietto che manca, che siamo a 39 su 40, manca solo l'ultimo biglietto, che è qua l'ultimo biglietto, quindi lo faremo, lo sbloccheremo e vedremo quale sia il nuovo ristorante. Magari aspetterò a fare il prossimo episodio, lo faccio come inizio al ristorante, anche perché abbiamo tante monete, quindi possiamo farlo. Ok. Ok. Facciamo altri piatti. Non so se riuscirò a passare il livello, perché il livello a tempo non le so fare. Però ci proverò con tutto me stesso. Il tempo è poco. Il tempo è veramente poco. Ok. Ok. Va bene. Non volevo fare quella cosa lì. Ok. Ok. Non so se ci riuscirò, ma ci sto provando con tutto me stesso. Per impedire di fallire.
42, non penso di riuscire a fare il livello. Però ci ho provato fino al limite. 49 su 55, devo fare un po' di più. Devo fare un po' di più. Potrei usare 10 secondi in più perché ho il bonus di 10 secondi. Ho capito che ho perso il livello, non devi farmelo rimembrare tutte le volte. Bene, io ci ho provato a fare il livello e è venuto così. È venuto così perché i clienti sono molto veloci, cioè devi ordinare subito perché sennò vanno, si bloccano e bloccano la fila. Ok, non so come andrà a finire, però io mi sto impegnando, quindi considerate che io mi sto impegnando. Ok, no, mancavano due, ero perfetto, cavolo, ho perso l'ultimo secondo, non mi schiacciavi i tasti, non avevo perso. E quanto sto registrando? 7 minuti, faremo solo questo livello, Oh, livello 40 è tosto, tutti i livelli che ho fatto fino adesso sono stati tostissimi da fare, quindi considerate che ci ho messo veramente un po' a farli, Quella ha avuto il suo piatto. Ok. Ok. No, ho sbagliato. Ok. Ok, non ci sto vedendo più niente, non ci sto capendo più niente. Però ci sto provando, Ce l'ho fatta, se non mi registra ben l'audio adesso. Cavolo. Oh, ce l'ho fatta a fare il livello 40. Ok. Adesso la pubblicità, sicuro. Quindi ci sarà pubblicità. Pubblicità di un gioco tipo Candy Crush, però con i gatti. Ok, lascia stare. Salta video, non voglio vederlo. Royal Cat Puzzle. Se dovete installarlo, installatelo. Non mi sembra un brutto gioco, però. Vabbè, comunque. Non parlando di queste cose, comunque. Abbiamo fatto il livello 40, abbiamo passato il livello 40 che è stato molto difficile perché dovevi servire i clienti in fretta. E l'abbiamo battuto finalmente. Ok. 97.000 monete, quindi abbiamo un sacco di monete. Ristorante completato.
E mi dà le vite limitate, lo sapevo io. Perfetto, ma non posso utilizzare vite limitate perché non. Questi contenuti voglio portare per il prossimo episodio. Ok, allora, quanto stiamo registrando? Fammi vedere. 10 minuti. Ok, allora io adesso mi farò il livello 40. Mi completerò il livello 40 e la prossima settimana, se penso se ve lo faccio la prossima settimana perché il tempo di dover registrare un altro video, secondo me aspetterò la prossima settimana. E faccio il livello 41 che ci sarà il nuovo ristorante, che è questo qua. Potrei sbloccarmelo adesso per vedere cosa c'è dentro. Ma voglio tenerlo per il prossimo episodio, perché così almeno voi restate sul canale e guardate i video per sapere le novità. Io mi fermo qua, tanto il livello 40, quando com'è il livello 40? Ah, uguale a prima, identico uguale a prima, so che non devo bruciare niente. E il salto di dico livello di prima. È brutto sto livello, è brutto. È veramente brutto. Col tempo è bruttissimo. Se non fosse a tempo sarebbe bello, però. Fammi vedere se ho vite limitate qua. Fammi vedere se ho vite limitate. Ah, possiamo raccogliere le ricompense intanto, eh. Biglietti dorati, biglietti d'argento. E abbiamo le vite limitate, presumo. Sì, abbiamo ancora le vite limitate che potrei utilizzare più avanti. Sempre se non mi scade il pass battaglia, che dopo mi scade. Che poi qua è una pass cucina, pass culinario. Però pass gustoso, è vero, è pass gustoso. Però vediamo il prossimo episodio, questo nuovo ristorante. Quindi io attenderò, avrò la voglia di giocarci, perché avrò voglia di giocarci perché il gioco mi piace. E anche perché cioè vorrei vedere le novità, però ve le faccio il prossimo episodio, perché sennò il video dura 3 ore, 3 ed è uni, e poi dopo non lo vedete perché è troppo lungo. E poi dopo naturalmente anche per non spoilerarvi il prossimo episodio, che lo faremo nel nuovo ristorante, sempre di Toronto, sempre, siamo sempre a Toronto, eh. Andiamo qua, vedete, andiamo qua, siamo a Toronto, e abbiamo fatto New York, abbiamo fatto Parigi. E ora fa vedere New York. Ok, New York è 3 stelle, ok. Aspetta. Quali sono quei cosi lì? Quali sono quei diamanti? Non lo so, lo vedrò poi io. Fatemi vedere se c'è una novità, ve lo faccio vedere. Ma non penso sia qualcosa di importante. Vabbè, ci guarderò io i livelli, se c'è una novità da fare i livelli, magari vi porto degli episodi anche su quei livelli. Anche se comunque New York e Parigi li abbiamo finiti. Ma adesso siamo a Toronto, quindi stiamo andando avanti. Ok? Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. No, se siete curiosi di sapere come andrà avanti la serie con questo nuovo ristorante, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina così vi arriva la notifica del prossimo video. Così sapete i video della prossima serie, dello continuo della serie. Che non so quanto andrà avanti la serie, perché se per caso non riesco più ad andare avanti nei livelli, la fermiamo qui la serie, perché non riesco ad andare avanti. I livelli che ho appena fatto erano veramente caotici, e non so neanche come io abbia fatto a farli, però mi sono impegnato per farli apposta per voi. Quindi adesso io completerò il livello 40 off camera, e poi vi farò vedere il livello 41 con il nuovo ristorante, che ci sarà una novità. Sempre se nella vecchia città non ci sia un qualcosa da fare ancora, perché se c'è qualcosa da fare completo anche quelli e ve li faccio vedere se sono novità importanti. Io vi tengo aggiornati su tutto, quindi io mi raccomando, lasciate un like, un commento per dare la vostra opinione, iscrivetevi al canale, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!